Palazzo Widmann, il ministro Corrado Clini con delega all'ambiente viene accolto dal presidente della provincia di Bolzano Luis Donovalder. L'impegno di Stato e Regioni per gestire la profonda crisi, i rapporti con il governo, la difesa delle prerogative dell'autonomia. Questi temi affrontati in un colloquio a quattro occhi. Poco dopo lo spostamento all'EURAC, l'Accademia Europea ha infatti ospitato un convegno incentrato sulla sostenibilità ambientale. Un'occasione in più per ribadire la nuova strada da seguire nei rapporti tra Roma e Bolzano. Lui, oltre a essere ministro all'ambiente, è anche componente di questo governo. Io gli ho detto che noi dovremmo dialogare e non solo tramite la Corte Costituzionale, perché intanto non so quanti ricorsi abbiamo fatto presso la Corte Costituzionale, e anche lui ha detto che questa non dovrebbe essere la forma di collaborazione. Gli ho anche comunicato che ieri abbiamo deciso di andare all'opposizione. È ovvio che il governo non ha bisogno dei nostri 5 voti, però d'altra parte è un segnale. Noi siamo la minoranza più grande in Italia, e per questo motivo credo che la minoranza tedesca che vive in queste zone e anche quella ladina ha un certo interesse morale, almeno per lo Stato. E per questo lui ha detto sì, lui parlerà subito col governo, perché qui qualche correzione la dobbiamo fare. Una strada, quella del dialogo, pienamente condivisa dal ministro Clini quando si parla di governo centrale e autonomia altoatesina. Ho sentito il presidente della provincia dire una cosa molto semplice: quando una nave è in difficoltà, chi sta in prima classe magari se ne accorge dopo, ma comunque se la nave affonda, affonda anche lui. E questo mi sembra un modo molto concreto di spiegare che la provincia di Bolzano è consapevole di dover collaborare allo sforzo di risanamento che tutti stiamo facendo. Ovviamente il dialogo è meglio. La visita a Bolzano è proseguita con una serie di incontri e sopralluoghi in tema di innovazione e parco tecnologico. A fare gli onori di casa, in questo caso, l'assessore Roberto Bizzo. Il parco tecnologico è il più importante investimento che noi facciamo per mettere in sicurezza il futuro dei nostri figli e l'economia del nostro territorio. Dal parco deriveranno importanti e qualificati posti di lavoro per le future generazioni e le risorse per far crescere l'economia del futuro. La provincia di Bolzano, con le sue modeste dimensioni, rappresenta il luogo ideale dove sviluppare innovazione e ricerca. Il massimo dell'innovazione nasce in posti molto piccoli, molto concentrati, dove si mettono insieme esperienze diverse che convergono. La storia di Silicon Valley è tutta da studiare da questo punto di vista. Le eccellenze altoatesine sono esempio non solo per l'economia italiana, ma rappresentano una sfida a livello europeo. Io penso che all'interno di un paese si critica sempre, e questo è anche giusto, così si va avanti passo per passo, ma comunque quello che il ministro veramente ci ha affermato, che in tanti settori, tutto quello che riguarda Green Region, quello che vogliamo essere, veramente siamo un passo avanti, anche per dir poco, in quel senso che abbiamo più case clima di tutto il resto d'Italia, abbiamo sia efficienza energetica ma anche energia rinnovabile più pro capite di tutta Italia, anzi anche di più di tante realtà europee. Per quello siamo veramente all'avanguardia, e quando si è qua, si è anche, soprattutto il ministro l'ha affermato, abbiamo veramente, noi lo viviamo, è una cultura anche nostra, già col mantenimento dell'agricoltura nostra, del territorio nostro, e su questo puntiamo, perché è un messaggio per il futuro. La visita a Bolzano per il ministro si è conclusa con una serie di sopralluoghi dove innovazione, ricerca e sviluppo sono già realtà.